Amici che ci seguete da tempo, ricorderete un video nel quale Orazio sottolineava come la Germania in realtà, dal punto di vista istituzionale, non esiste. Internazionale. Istituzionale. Sì, è un'istituzione. Istituzione internazionale. Cioè, appunto, non esiste più lo Stato bismarchiano. Perché, dillo tu, beh, perché allora l'unificazione fatta da Bismarck fino al 1866, quando appunto terminò la guerra pan-tedesca, austro-prussiana, ma pan-tedesca in generale, diciamo, si sono sclerotizzate alcune modalità di integrazione che erano state iniziate appunto in quel periodo, rimanendo un'opera incompiuta, mentre l'Italia è stata, facendo il parallelo con l'Italia risorgimentale, rinascimentale e tutto quello che vogliamo partire, cioè a partire già dall'inizio del Cinquecento in Italia è nata questa volontà. Anche perché è una penisola, una mezza isola, quindi certo, praticamente. Quindi deve essere unificata anche geograficamente, mentre la Germania invece ha dei confini abbastanza labili, non ha le Alpi e il mare. C'ha dei confini terrestri, quindi molto facilmente, infatti i francesi, anche i polacchi, si sono sempre contesi la Germania, esatto. E la Germania ha sempre respinto Polonia e altri paesi. Certo, ma i due principali, Polonia e Francia, esatto, hanno combattuto sempre contro la Germania e la Germania contro di loro. Quindi hanno lasciato quest'opera incompiuta, i vari, diciamo, governatori, principi, re, imperatori, chiamiamoli come uno vuole, comunque hanno, diciamo, lasciato in sospeso buona parte delle problematiche tedesche, non a caso da cui sono scaturite la guerra del 14 e la guerra del 40, del 39-40. Esattamente. Perché c'erano delle problematiche rimaste inespresse, rimaste incompiute, diciamo, comunque col regime hitleriano noi abbiamo avuto una prosecuzione del regime bismarchiano. Certo, assolutamente sì. Non a caso il regime hitleriano, l'Anschluss del 38 è stata proprio per l'integrazione dell'Austria nella Germania, diciamo, creare quella grande Germania che coinvolgeva anche la Ceca, la Slovacchia, e soprattutto l'Ungheria, anche parte della Francia, l'Alsazia in particolare. Esattamente. La quale Alsazia è rimasta sempre comunque mezzo francese e mezzo, tedesco. Sì, sì, perché certo. Oggi è obbligatorio parlare francese, ma fino all'epoca del secondo conflitto mondiale si parlava tedesco. Certo. Quindi intendiamoci bene che le cose sono così. Questa centralità era legata anche al fatto che il regime nazista era una diretta promanazione del regime militarista. Certo. Quindi quando vogliono accusare i nazisti va bene per l'incauto, per non edotto, l'ignorante, perché chiaramente se ci dicono qualcosa del genere a noi ci facciamo una pisciata sopra. Esattamente. Scusa l'espressione, ma così questo vale. Una teoria del genere, ma no, volevo completare, cioè praticamente è rimasta inespressa quella intenzionalità di integrazione nazionale e nazionalistica in tutte e due, che era iniziata appunto nel 1866, diciamo era terminata nella fase più evidente nel 66, e che però a tutt'oggi, oggi, con la situazione attuale, in Germania ci sono 300 città-stato all'interno, esatto. 300 città-stato che hanno leggi diverse da quelle della Germania Unita. Esattamente. Beh, paradosso, quindi non hanno unito un cazzo di niente, non date retta come si chiamano, quelli araldi, ecco, sì. Quelli che vanno conclamando, abbiamo risolto, abbiamo fatto, abbiamo detto, abbiamo compiuto. Non solo. Non è vero un cazzo di niente. Ma anche l'unificazione europea è un'unificazione in cui esiste una Germania per modo di dire. E questa Germania, ricordiamocelo sempre, che nel caso si riunisse di nuovo, non credo che farebbe lo stesso errore che ha fatto l'hitlerismo, che è stato quello di attaccare la Russia, che la Russia è inattaccabile,
come dimostra appunto l'Ucraina adesso. Esattamente. L'Ucraina, la NATO, non l'Ucraina, la sì. NATO, ma non da oggi, da 12 anni fa. Certo, la NATO. Dal 2014, dal 2010. La NATO sta facendo la guerra sulla pelle degli ucraini, i quali coglioni ci credono ancora. Ma quello che ha detto Orazio c'ha una conferma in questa rivista. È qui che vogliamo arrivare. Ah, non lo sapevo. Esattamente nel discorso, niente un po' di meno, nel discorso di Churchill, il quale conferma esattamente quello che ha detto lui. E qui lo voglio leggere. Cosa dice Churchill? Che è un discorso apparentemente pacificatore, no? L'apparentemente pacificatore di colui che ritiene di aver vinto la guerra. E così, come dicono in tanti, Churchill avrebbe vinto la guerra. E noi sappiamo come sono andate realmente le cose. Questo è parte di un discorso di Churchill. In che anno? Di che anno è? Del 1000, questo discorso di Churchill, propedeutico alla nascita dell'Unione Europea, pubblicato dalla rivista L'Europa, rivista molto, molto prestigiosa, e questo è il numero del 27 febbraio 1972. Era ancora la Camera dei Lord? Come no, ancora. Però questo, la rivista è del 72. Il discorso è più antico. Il discorso è del 47. Io infatti ho detto che era 55, ma era probabilmente prima. Dice Churchill: mi volgerò innanzitutto alla Francia. Ho marciato per 40 anni con la Francia. Ne ho condiviso gioie e sofferenze e mi rallegro della sua nuova forza nazionale. Non abbandonerò mai questa lunga amicizia, ma dobbiamo fare alla Francia una proposta che esigerà da tutti i francesi una seria riflessione ed una coraggiosa decisione. Se l'unità europea deve diventare una effettiva realtà, prima che sia troppo tardi, saranno necessari sinceri sforzi della Francia e della Gran Bretagna. Esse devono andare avanti, la mano nella mano, e se devono essere i fondatori di questo movimento. Ricordiamoci bene che, come hanno dimostrato in questa rivista Eurasia, l'Unione Europea è stata voluta dagli occidentalisti contro la Russia ed è controllata tutt'oggi dal potere economico finanziario occidentale. Contro la Russia, se no non sarebbe esistita l'unità europea. No, ma avrebbero potuto integrare anche la Russia tranquillamente. Quando nel 91-92 ci fu la glasnost, la crisi del potere centrale in Russia. Certo, avrebbero potuto coinvolgere la Russia, intesa proprio come Russia e Russia e basta, non il Kazakistan, il Kirghizistan, eccetera. Avrebbero, visto che fino agli Urali è considerata Europa. Integriamolo nell'Europa, avrebbero dovuto fare, e invece col cazzo. Esattamente. Perché come perché insegna la gli interessi degli atlantisti. Perché come insegna la geopolitica, lo scontro c'è sempre tra la terra e il mare. E siccome gli atlantisti sono il mare e la Russia è la terra, lo scontro permane. Continuo leggendo l'intervento di Churchill. Il principale e quasi il più grave problema che domina l'Europa d'oggi è il futuro della Germania. Siamo nel 47. Senza una soluzione... Era ancora sotto occupazione di tutti e tre. Esattamente, certo. Francia, Inghilterra, America. E Russia, senza quattro. Senza una soluzione a questo problema non potrà esservi un'Europa unita, è ovvio. E questo lo dice Churchill. E questo problema può essere risolto solo nel contesto e sullo sfondo di un'Europa unita per loro. Faccio una riflessione. Mi spieghi perché l'Italia ha pagato 400 miliardi di danni di guerra e la Germania non ha pagato un cazzo? Perché a chi li chiedevano? Sì, ma a chi li chiedevano? Che non esiste lo Stato tedesco. No, ma soprattutto... chi è che li avrebbe dovuto chiedere? Appunto. Da dove è partita davvero la Seconda Guerra Mondiale? Appunto. Senza una soluzione a questo problema
non potrà esservi un'Europa unita. E questo problema può essere risolto solo nel contesto e sullo sfondo di un'Europa unita, in un continente di stati nazionali divisi tra di loro, la Germania e la sua gente che lavora duro non troveranno i mezzi o il fine per sfruttare le proprie energie. La soffocazione economica porterà inevitabilmente il loro pensiero alla rivolta e alla vendetta. È quello che stanno facendo i russi. La Germania diventerà nuovamente un giorno una minaccia per i suoi vicini e per il mondo intero, e i frutti della vittoria e della liberazione saranno gettati via ancora una volta. Ma sulla scena più vasta di un'Europa unita, l'industria e il genio tedeschi dovrebbero trovare sfoghi costruttivi e pacifici. Invece di essere un centro di povertà ed una fonte di pericolo, il popolo tedesco sarà in grado di ridare prosperità in misura non trascurabile, non solo a se stesso, ma all'intero continente. La Germania è oggi prostrata, affamata in mezzo alle rovine. Ovviamente non possiamo aspettare da lei alcuna iniziativa. Tocca alla Francia e alla Gran Bretagna prendere l'iniziativa. Insieme ed amichevolmente, e se devono riportare i tedeschi nella cerchia europea, Francia e Inghilterra. Nessuno può prevedere né è necessario non farlo oggi il futuro assetto della Germania. Si stanno ricreando attualmente diversi stati tedeschi. Eccola qui la frase che conferma quanto dici. Vi sono i vecchi stati e principati della Germania antica, a cui la cultura del mondo intero deve molto. Ma senza pregiudizio per una futura federazione tedesca, questi stati possono essere invitati a prendere il loro posto nel Consiglio d'Europa. Così, guardando indietro verso i giorni più felici, potremo sperare di finire la lunga strada di odio e vendetta che ci ha già fatti sprofondare tutti, vincitori e vinti, in un pozzo di squallore, di strage e di rovina. Che ci ha fatto spaventare tutti, vincitori e vinti, lo ha detto Churchill stesso. E con questo io vorrei concludere il discorso, se tu hai qualcosa da aggiungere qui a questo libro. No, lo faccio rivedere di nuovo, perché io, bontà di Giorgio che mi stimola sempre, ho scritto anche questo libro qua come ultimo parto della mia mente, e purtroppo evidentemente la gente non si rende conto della qualità del lavoro che sto facendo, che ho fatto, e che evidentemente non recepisce dal titolo il contenuto di questo libro, che sicuramente può portare delle motivazioni importanti per capire la realtà attuale in cui ci troviamo. Volevo aggiungere invece un argomento che è inserito nel contesto mondiale, che tu mi hai dato come stimolo, e avevamo detto che sarebbe stato un punto di analisi successiva qualche tempo fa, cosa che poi non abbiamo più fatto, e cioè il contesto dell'inserimento di Oliver Cromwell all'interno della situazione geopolitica del Seicento europea, dove appunto Cromwell rappresenta la emancipazione delle masse popolari, diciamo della media borghesia, la media borghesia o della piccola nobiltà, esatto, in Inghilterra, in un contesto europeo. E quindi, ecco. Non a caso contro il re,
la dinastia che non a caso era cattolica. Certo, e contro appunto i cattolici, perché lui era un tollerante verso qualunque tipo di religione, dai quaccheri ai puritani e così via, tutte le varie... Comprese le guerre contro i cattolici irlandesi. Certo, sappiamo. Ah, lo vedi, allora l'argomento l'hai studiato bene anche te. Le conosciamo. Quindi ne abbiamo... È fondamentale. Fondamentale per capire tutto l'insieme. Esatto. È un contesto essenziale della, diciamo, bussola di orientamento magnetica che deve dirigere verso la comprensione anche delle situazioni attuali, a partire dal 1600, della metà del 1600, diciamo così, fino ad arrivare ai giorni nostri, con tutte le pulsazioni e gli animus, gli animi, diciamo così, in latino al plurale, che hanno poi fondato l'Europa all'interno di una cultura europea, anche quella inglese, diciamo così, contraltare del cristianesimo romano, ecco così, come contraltare del cristianesimo romano che ha impregnato la cultura europea e l'ha passo passo condotta alla situazione attuale, che non è degenerata in maniera così grave, era già degenerata in maniera così grave e ha subito delle mutazioni, nel corso di questi quattro secoli ha subito delle mutazioni, ma ha mantenuto, diciamo, l'essenza, diciamo così, lo spirito di quella volontà di cambiare senza voler cambiare un cazzo. Questo è il concetto, perché anche lui, come tutti i rivoluzionari, e anche Garibaldi in un certo modo, al contrario... Garibaldi ha fatto quello che poteva fare. Certo, però anche lui, come Napoleone, ha deposto Maria Antonietta e Luigi XVI e ci si è messo lui al posto loro. Esattamente. E la stessa cosa ha fatto Cromwell 150 e più anni prima di lui. Quindi questo rivoluzionarismo, questa volontà di emancipazione dagli schemi feudali, eccetera, eccetera, in realtà è solo una volontà, alla fine dei giochi, una volontà di spodestamento e di insediamento. Ecco. E ricordiamoci che l'emigrazione nelle Americhe del Nord è stata fatta appunto dai protestanti e non da cattolici. Certo. L'ultima cosa che voglio leggere, che è importante... No, parliamo di cosa? Di Cromwell, visto che abbiamo... Il problema è semplicissimo. Spunto da quello che hai detto te, l'ultima cosa che hai detto te, cioè i quaccheri, come i protestanti di varia natura che sono nati... Sì, non erano solo quaccheri quelli che sono emigrati in America del Nord. Tante fazioni, puritani in generale, no? Appunto. E lì c'erano appunto questi profughi, questi esiliati anche, migranti che cercavano una soluzione alle loro persecuzioni in Inghilterra e in Olanda, perché ricordiamoci che dopo Cromwell Carlo II è stato l'ultimo re inglese, dopodiché sono entrati i neozelandesi, la nuova Olanda, diciamo così, di varie province olandesi che sono subentrati alla dinastia Stuart, mi ricordo bene, no? O comunque se non erano gli Stuart, comunque la dinastia di Carlo II, adesso non mi viene in mente. E da lì poi, diciamo, ci sono state tutta una serie di eventi in Inghilterra, come ad esempio la conquista da parte di Cromwell della Scozia, la conquista dell'Irlanda, motivo per cui gli irlandesi hanno cominciato a odiare, hanno continuato a combattere fino ad oggi. Come si chiamava la fazione irridentista? È un nome così. Che facevano gli attentati negli anni 70. E quindi è qualcosa di ancora vivo. Ancora certo. Adesso è una occupazione formale, ufficiale dell'Inghilterra. Di un minimo territorio che è adesso l'Irlanda del Nord. È un minimo territorio. Certo, certo. E quindi, diciamo, dei sovvertimenti che ci sono stati alla metà del 600, che hanno, diciamo, poi portato sconquasso e innovazione anche tecnologica, anche
in tantissime parti del mondo, a partire dall'Inghilterra, ma poi arrivare anche agli Stati Uniti con i primi profughi che arrivavano, i primi insediamenti, esatto. I primi insediamenti degli europei in America del Nord. E da lì poi l'inizio di collaborazione con gli indigeni, che poi gradualmente, visto le modalità culturali, religiose di questa gente che era emigrata, integralista, monolitica, che finiva con i massacri, nelle lotte per il controllo del territorio da parte dei Pelle Rossa o per la salvaguardia del loro territorio, certo, che inizialmente era di accettazione del nuovo venuto, certo. Che poi gradualmente è degradata in lotta aperta continua, è durata 250-300 anni, ancora adesso l'integrazione, esatto. non è mai ancora assolutamente stata completata. Assolutamente no. Allora, io questa dovuta però alla preesistenza di quell'integralismo, esatto. Religioso che focalizzava l'umano come il discendente di Abramo e non come, esatto. Gli indiani d'America, e tutte le considerazioni che poi vanno fatte del diverso, no? Esattamente. Noi oggi ci incazziamo col diverso etero o non etero o gender, però la differenza culturale deriva da molto lontano, generalmente, in particolare è sempre derivata dalla religiosità, dal culto che autorizzava, esatto. Alcuni e strometteva e altri. Annullizzava, rendeva nulli gli altri, certo. Inesistenti, certo. Come hanno dimostrato ad esempio i roghi degli eretici. Ma anche i roghi delle streghe, esatto, in Alta Liguria. Durato fino al 1800. Certo. Allora, a conclusione, cari amici, siccome abbiamo parlato nell'altro video della strana donna venuta dalla Svizzera, e faccio vedere qual è la matrice vera che è, dalla cui è partita. Lei certamente non è una Caterina Sforza, ma e non si sforza neppure di apparire, anche se ostenta la sua omosessualità, è altra roba. Allora, all'origine che cosa c'è? C'è una congiura, ma vedi caso è sempre una congiura dei lunghi coltelli? No, clericale. Che cosa? Cioè la congiura clericale del gruppo di San Gallo. Ah, sì, ok. Ivo Führer e vescovo di Milano, Carlo Maria Martini. Oh, San Gallo è uno dei cantoni, ricordiamolo. Vescovo di Milano, Carlo Maria Martini, non a caso gesuita, partecipazione di 11 porporati. Questi 11 porporati si riunivano nascostamente a San Gallo in Svizzera. Nel 1996, riuniti fino al 2006, argomenti rigorosamente segreti. Dissenso nei confronti di Ratzinger, ascoltatissimo consigliere di Giovanni Paolo II, articolo generale Pietro Laporta, capo sezione strategia globale dello Stato Maggiore, sul sito di Blondet, andatevelo a vedere, esclusione dello IOR, consente dallo SWIFT il sistema che consente ogni tipo di transizione tra banche d'affari. Ho preso degli appunti e che qualcuno vuole avere delle ulteriori precisazioni gliele posso dare sulla base di quello che c'è scritto qui tra i vari articoli, tra cui un articolo del direttore Tiberio Graziani, il patto atlantico nella geopolitica USA per l'egemonia mondiale. E questo è il patto atlantico che ha piegato l'Europa agli interessi egemonici degli Stati Uniti d'America, che vengono a coincidere con gli interessi, li ripeto,
del gruppo di San Gallo, è da questo gruppo e dall'ideologia di questo gruppo che proviene l'attuale capessa o papessa del Partito Democratico. No, io volevo far considerare a te e anche a quelli che ci ascoltano un fatto non di secondaria importanza che è avvenuto nei giorni scorsi, e cioè la riappacificazione fra gli Emirati Arabi e l'Iran, che era in lotta feroce in quanto secolare di due religioni diverse, sì, sostanzialmente molto diverse, esatto, che basato sullo scambio reale, che sono state confortate in questa occasione del riappacificamento in cui un po' dai cinesi, esattamente, che stanno incominciando a svolgere un ruolo diplomatico importantissimo a livello mondiale in sostituzione non solo degli americani ma anche dei russi. Esatto, la nuova egemonia prima o poi esce fuori, perché i russi sono sì alleati con i cinesi collaborano anche sotto il profilo del denaro, del BRIC eccetera, no? Tutte le cose che vuoi, ma la funzione di tutti gli stati dominanti economicamente è quella di prendere la prevalenza sugli altri, a prescindere anche sotto il profilo diplomatico. Certo, tutte le occasioni politico. Sono buone per far emergere quindi il potere reale. La Chiesa che domina il sistema mondiale, ricordiamocelo sempre, non soltanto gli americani quanto la Chiesa cattolica romana che domina quella Chiesa, la Chiesa di San Gallo. Certo. Prevalentemente controllata dai cardinali di San Gallo, infatti ecco perché ce l'hanno con Ratzinger, perché Ratzinger era un portatore sano, convinto della linearità filologica e teologica della Chiesa romana, della continuità storica di divenire, ecco il perché è stato buttato fuori a calci del culo. Esattamente. E quindi la metodica da mettere in atto nel prossimo futuro non sarà più la dicotomia fra America e Russia, ma la dicotomia fra Cina e il resto del mondo. La quale Cina, tra l'altro, cosa controlla? Controlla i BRICS, certo, che sono l'alternativa al tentativo ebraico della mondializzazione e della globalizzazione. Certo. Ecco dov'è il discorso. Per tornare alla faccenda invece dei rapporti tra due forme di Islam, ricordiamoci che lo scambio è avvenuto all'interno tra sciiti e sunniti, ma sulla base di che cosa? Di uno scambio reale, petrolio contro bomba atomica, sì, ricordiamocelo. Sì, sì. Bene. Dove era? Qualche giorno fa ho letto l'altro ieri un trafiletto che parlava di 40 tonnellate di uranio che erano sparite. Esatto, chissà dove sono andate. Non mi ricordo dove in bocca al drago. Dove è successo? Non mi ricordo dove è successo. Chi poteva essere. Però ecco, ci sono 40 tonnellate di uranio che girano in giro, non si sa dove. Direi di no, vanno direttamente. Vabbè, hanno girato allora. Nel deserto, guarda. Sono sperdute nel deserto. Ah, era uno stato africano, mi sa che era proprio in Libia, era proprio in Libia. Era la Libia che col casino che è successo negli ultimi 12 anni, esattamente, oggi si ritrova nel marasma più totale, praticamente ci sono la guerra fra bande, non c'è più uno stato unitario, eccetera, e probabilmente si vendono il culo della madre, certo, come gli scafisti che portano gli immigrati qua da noi, e che c'è una casma, un caos totale per cui praticamente è allo sbando tutto, e quindi tutto quello che è possibile arraffare in questo momento di disgregazione dello Stato. E ricordiamoci che buona parte della Libia è sotto controllo russo, quindi va bene così, e può darsi benissimo che questo controllo russo sia servito per portare questo uranio. Io penso che alla fine dei giochi la Libia è la quarta sponda italiana e non c'è un cazzo da fare, prima o poi lo è geopoliticamente. Prima o poi torna a noi geopoliticamente, ma ci vuole un governo capace di riprendere la strada che fu presa dallo Stato italiano nel 1911, portando via la Libia alla Turchia. Agli ottomani, certo. Ottomani. E infatti c'era una vignetta del grande Iacovitti che faceva vedere. Ecco perché l'ho detto, sì. Perché me lo sono ricordato. Gli ottomani con otto mani. Va bene, cari amici, con questo abbiamo chiuso. Sempre. Ne riparleremo so long. Sempre. Laudetur Priapus. Innanzitutto laudetur, sempre. Poi il resto. Grazie a tutti per l'attenzione. Speriamo che vada bene, speriamo che ci sia.
Ma ormai quando pubblichiamo siamo sempre sui 700-800 visualizzazioni. No, le visualizzazioni vanno bene.